Venditore efficace ti aiuta ad ottenere più vendite, più tempo libero e più relazioni di valore. A cura di Piero Salomoni. Ciao, io sono Piero, ti do il benvenuto in una nuova puntata di Venditore efficace. Oggi per la rubrica L'Avvocato risponde abbiamo come ospite l'avvocato Riccardo Marini che ci aiuterà a rispondere al quesito legale del giorno. Riccardo, vorrei chiederti qualcosa relativamente alle provvigioni degli agenti e in particolar modo se l'azienda mandante capita che venda in alcuni casi direttamente a dei clienti della zona dell'agente senza riservare all'agente la provvigione, chiaramente non informando l'agente, l'agente lo venga a sapere magari a livello verbale e non documentale. Come si deve comportare l'agente di commercio? Allora, sul presupposto che la casa mandante non si sia riservata, diciamo, dei clienti direzionali del contratto, all'agente spettano le provvigioni anche su queste vendite, se sono intervenute nella sua zona. Per cui se lui, a questo punto, ritorniamo un po' a quello che, se lui non abbia la prova di questa cosa, e abbia quindi sentito parlare magari dal cliente o da qualcun altro, può, la prima cosa da fare è chiedere conto all'azienda. Specificamente per iscritto. Allora l'azienda non risponda, allora si può intervenire perché, come abbiamo già detto, l'agente ha il diritto soggettivo ad ottenere tutti i documenti necessari per dimostrare l'ammontare delle proprie provvigioni, ivi incluso un estratto dei libri contabili della casa mandante. Per cui l'agente può e deve in questo caso richiedere la copia dei libri contabili, ad esempio il registro IVA o comunque qualsiasi altra documentazione contabile, ha diritto di ottenere l'estratto delle scritture contabili della mandante per poter verificare le proprie provvigioni. Per cui diciamo che un'azienda, una casa mandante che agisca in questo modo sarà sicuramente tenuta a risponderne alla gente che si è, perché la gente potrà appunto andare a dimostrare il fatto che l'azienda ha fatto le vendite nella sua zona andando a richiedere i documenti contabili della casa mandante, la quale potrà ovviamente decidere di non adempiere spontaneamente. In questo caso, sempre purtroppo ricorrendo allo strumento processuale, si potranno andare ad acquisire i documenti relativi. Anche per questa puntata è tutto, ti saluto e ti aspetto alla prossima puntata. Ciao!